Corona scrive una lettera a Jeremias, il fratello di Belen in lacrime. Grande fratello VIP, Fabrizio Corona, lettera speciale per Jeremias Rodriguez. Davvero grande la sorpresa che Jeremias ha ricevuto all'interno della casa del grande fratello VIP. Il fratello di Belen ha ricevuto una commovente lettera da parte del suo ex cognato. Fabrizio Corona dal carcere sta seguendo il reality show e nel vedere il modo in cui il Rodriguez ha vissuto questa esperienza, non è riuscito a fare a meno di scrivergli due dolci parole. A quanto pare, tra i due c'era un legame davvero molto forte che sembrerebbe resistere anche oggi a distanza di svariati anni. Di fronte a tale sorpresa, l'argentino è rimasto senza parole, rivelando infatti di non aspettarsi minimamente una cosa simile. Nell'ascoltare le parole dell'ex re dei paparazzi, il giovane non è riuscito a trattenere l'emozione e si è lasciato andare alle lacrime. Fabrizio Corona, lettera dal carcere, grande sorpresa a Jeremias Rodriguez. Fabrizio Corona ha scritto a Jeremias una magnifica lettera, lasciando anche tutto il pubblico senza parole. Carcere, l'ex di Belen ha dato sfogo a tutte le sue emozioni e a tutto il bene che vuole al giovane Rodriguez. I ricordi sono la bellezza del mondo e tu sei un ricordo bellissimo di una parte intensa della mia vita. Mi sembra ieri quando sono venuto all'aeroporto a prenderti con tua sorella. Era la prima volta che lasciavi il tuo piccolissimo paese di provincia, e virgola. Sei sempre stato uno spirito libero, attaccatissimo alla tua famiglia. Quante volte abbiamo discusso per ciò che ci accomuna e l'istintività è il dire sempre quello che pensiamo, senza mai ragionare prima. Ma ci volevamo un gran bene e ci rispettavamo. Jeremias Rodriguez e la lettera di Fabrizio Corona al grande fratello VIP. Corona continua la lettera cercando di dare alcuni preziosi consigli a Jeremias e al suo percorso di vita. Indubbiamente, i telespettatori sono rimasti tutti a bocca aperta, Belen Rodriguez compresa. Oggi ti segue da qui, da dentro quattro fredde mura, e allora questo viaggio, questo grande pezzo di vita ti deve servire a migliorarti, a porti degli obiettivi ad essere d'aiuto. È giunta l'ora di crescere, non devi più permetterti di dimenticare le priorità, le persone che ami e ricordati, nosotros somos de la calle, vamos a ganar gordo. Siamo con te, ti voglio bene.